Gabriele Melogli seriamente interessato alla candidatura a sindaco di Isernia. Un ritorno per molti versi inaspettato, tuttavia il centrodestra questa volta non sembra andare unito verso le candidature. Almeno così sembra, diciamo che è ancora prematuro perché insomma c'è ancora il tempo per poter ricomporre eventuali fratture che ci sono, però insomma, allo Stato vede che non è una questione che riguarda solo i sedi, ma riguarda un po' tutta Italia, almeno quelle città più grandi nelle quali si vota, vediamo Napoli, vediamo Roma, insomma il centrodestra in questo momento non mi sembra tanto compatto. C'è qualche altro partito, diciamo, a livello nazionale che ha preso contatti con me per... Insomma, quello che veramente conta per me è quella che si chiama società civile. Io, come lei ben sa, ho fatto un'offerta pubblica, cioè ho detto a coloro i quali volessero candidarsi e provare questa esperienza politica, amministrativa, di telefonarmi, perché insomma se c'è e ci sono le condizioni potrebbero avere una candidatura. Qualcuno ha fatto una battuta, ha detto Melogli ha messo il suo numero sul giornale, ricorda un po' addirittura gli annunci delle relazioni sociali. Beh no, io ho detto che si tratta, sì è vero, può sembrare una cosa del genere, ma in realtà lo scopo è ben preciso, si dice chiaramente che quelli che vogliono contribuire, diciamo, in qualche modo a far ripartire in qualche modo la macchina amministrativa e la città di Isernia. Ma i romani dicevano et si coactus tamen volvi, sebbene costretto, tuttavia ho voluto, per cui insomma è un'accettazione, ma l'ho fatta veramente spinto più dal sentimento che dalla ragione, che dopo averlo fatto per 10 anni so che cosa vado incontro. La sua famiglia, le sue persone più vicine, cosa le hanno detto? Tutti contrari, ovviamente. Però lei va avanti, e come mai? Ma vado avanti perché l'ho sempre detto, già 10 anni fa, quando scrissi sul mio biglietto elettorale una storia d'amore per la città, io questo amore forse sarà anche unilaterale, ma io lo sento ancora, mi sembra che in questo momento ci sia la necessità di andare a soccorrere questo malato che sta quasi in rianimazione e con l'aspirina sicuramente non guarirà. Io non credo di avere la ricetta giusta, però insomma almeno avendo un po' di esperienza in più spero di poter dare un contributo maggiore. Rispetto a quando lei era sindaco, non ci saranno però al suo fianco, almeno per adesso, Iorio e Filoteo Di Sandro. Io mi auguro insomma che sempre che si trovi una composizione all'interno del centrodestra, perché sarebbe un errore, diciamo, in quanto oggi dopo una prova negativa a mio avviso data dalla sinistra che è stata la guida della città negli ultimi anni, probabilmente ci sono tutte le condizioni per vincere se saremo uniti, altrimenti ci sarà un ballottaggio, insomma si vedrà. È vero che Patriciello, con cui lei si è sentito, ha detto che non si interesserà delle elezioni di Isernia? No, io mi sono sentito con Patriciello, ma mi sembra di aver capito che lui pensa ad altro, si disinteresserà delle elezioni di Isernia, ma è anche giusto, lui è un euro parlamentare, non credo si possa interessare di queste piccole cose. Diciamo. Parliamo di programmi, prima di tutto il bilancio del comune di Isernia. Allora, questo è il vero punto dolente, perché io non sono un esperto ovviamente di bilanci, però mi sembra di aver capito che la situazione finanziaria dell'ente è una situazione molto grave, molto pesante. Voglio ricordare le polemiche che ci sono state negli anni scorsi sui cosiddetti 6 milioni di euro, che diceva qualcuno che il comune avanzava dalle sartorie, le cose non stanno così, avanza 721 mila euro maturati dopo che noi siamo andati via dall'amministrazione della città, per cui insomma ritengo che la situazione del bilancio sia una situazione molto delicata. Ripeto, io non sono un esperto, dovremo cercare tutti quanti i finanziamenti possibili e immaginabili e far portare a termine anche quelle opere che abbiamo lasciato nel 2012 che mi sembra non sono state ancora ultimate. Auditorium, lei lo ha sempre definito una grande opportunità, oggi è tristemente chiuso. Ma insomma mi sembra che negli anni scorsi è stato utilizzato, forse lo davano gratis per motivi politici, diciamo, però è stato utilizzato negli anni scorsi, ho partecipato, sono andato anche io delle volte, ultimamente mi sembra che l'utilizzo è, diciamo, quasi nullo. Non so da che cosa dipenda, non dipende questo, penso non è che non ci sono richieste, probabilmente non si sono create le condizioni giuste perché possa essere utilizzato appieno. Certo, la struttura deve essere ultimata.
legittimata. Mancano 7 milioni e mezzo di euro, ce ne sono quelli che sono stati sottratti ai Cerni e dati a Firenze alla fine, quando tutta la campagna di stampa diceva che l'auditorium ai Cerni non serviva e che nessuno lo voleva, e alla fine, l'ultimo giorno della delibera CIPE, i soldi sono stati spostati dai Cerni a Firenze, 7 milioni e mezzo di euro, altrimenti oggi sarebbe chiusa l'intera struttura.